Amici, a tutti i nostri ascoltatori, tutti. mamma mia, che emozione! È sempre un'emozione, ma che qua posso sistemare? Sì, sistema Ok, tutto. buona domenica, buon Natale. Togliamo gli occhiali, sono Ecco. arrivata così immediatamente per. Ecco, sei arrivata dopo una notte di. No, no, è Una Natale santa a notte, devo casa, dire, a casa con tutta la la famiglia, famiglia, con la esatto. famiglia, quindi. Un Natale felicemente trascorso con la famiglia a casa. Aspetta, aspetta Ecco. che sistemo perché non Sì, sai, è una vita sistemati. che non Ecco. utilizzo le cuffie, Siamo in diretta quindi anche sulla pagina Facebook siamo in già in questo momento. diretta, Sì. ok, siamo in Ciao, diretta ciao a tutti. Facebook, quindi a tutti i Ecco, nostri ecco. dobbiamo Sì. sistemare un po' nel frattempo Vediamo le di cuffie, sistemare Antonella nella maniera migliore. Eccola lì. ok, ci siamo. La nostra bellezza femminile su Radio Studio 95. Da quant'è che non ci vediamo e non ci sentiamo? Dove sei andata Allora, ma no, guarda, in questo tempo che sei io ti mancata? dico, in realtà sono sempre stata qui, è che è veramente una vita ormai talmente frenetica di cose da Esatto. fare, Sì. e poi non stando logisticamente sempre a Melito, viene un pochino più difficile, quindi fine Esatto. settimana impegnata un po' di qua, di cose, diciamo, familiari, importanti, la radio che nel mio cuore, Oh. cioè giorno di è nel mio cuore, mi manca Non potevi terribilmente. non mancare anche per i nostri amici a casa, perché comunque i tuoi auguri di Natale non potevano non mancare ai nostri ascoltatori. Vediamo, ci passano. Ah, sì, certo. Lo dobbiamo Allora, salutare. posso Ma fai salutarvi? tu, poi lo saluto Ok, ci anch'io. tengo tantissimo. Allora, salutiamo il vocale calcio Nino e Filippo Cogliandro. Ciao Phil. Che saluto anch'io, un abbraccio a Nino e Filippo, il Un bacione vocale. immenso, Filippo, che Ecco. poi io seguo sempre, sono una sua gran fan, la sua Sì? follower sui Sì. social, è sempre molto ironico, carino, ma poi è un grande personaggio e amico, quindi lo salutiamo con tanti auguri, buon Natale alle vostre famiglie, quindi Oh, questo da parte allora, nostra. certo, no, Dimmi. volevo dire appunto, dopo un paio d'anni di pausa, no, questo Natale che non riuscivamo a festeggiare con i parenti, gli amici, finalmente. Finalmente Guarda. diciamo un po' di libertà, un po' diciamo, adesso un Natale insomma che l'abbiamo vissuto diverso da questi ultimi anni, no? Ci Guarda, un voleva Natale, proprio, ci secondo me che lo mancava. abbiamo sentito tutti, la voglia di ritornare a vivere nonostante quello che è successo, non è che lo dimentichiamo, perché sarebbe Assolutamente. assurdo stare Difficile sempre dimenticare. attenti perché comunque il Covid è in giro, Ancora circola, quindi certo. sicuramente abbiamo delle armi per poterlo sconfiggere, però la voglia di stare insieme alle persone care, a poter festeggiare, abbracciarsi, ritornare a viaggiare nuovamente, quindi questo è importante perché è il sale della vita e ci hanno, dico, posso dire, tra virgolette, rubato 2 o 3 anni Eh di beh, vita, sì, di libertà, di tranquillità, di pace, di serenità pure, perché ma poi anche non eri sereno. mentalmente, Ah, ecco, quindi. quindi avevi sempre la paura, anche di avvicinare le persone, no? Quindi quando vedevi una persona, ti allontanavi perché paura che Ancora, guarda, potesse. tuttora qualcuno. Ancora c'è qualche, come dire, ancora ci teniamo un po' a distanza, però diciamo che, Allora, ecco, riusciamo a siamo. farla anche noi una bella Ma diretta con certo, Nino? siamo in diretta No, se riusciamo a farla anche anche con sul il profilo. cellulare. Sì, Sì. abbiamo sia il profilo della pagina della nostra Della bellissima radio, radio ecco, e e poi poi. vediamo di riuscire a fare anche una diretta un po' con il mio cellulare, così anche i miei Ma amici, certo, che anche i da tuoi una amici. vita, non so se qua va bene, però io direi Vediamo, che riusciamo a sistemare anche il cellulare. vediamo. Ecco. Vediamo, ci siamo, Ce la facciamo? centriamo tutti e Vediamo due. se ce la facciamo. Ecco, Uno, due, due, tre, tre. siamo in Siamo in diretta. diretta, è caduto anche il Ok, telefono. però ce la facciamo, Va secondo bene, me ce la quindi possiamo. diretta radio, diretta La diretta Facebook, della radio. radio, la diretta di Ecco, Facebook, mamma quindi mia, sono tutte che cose bello. che ci mancavano. Allora, ci mancavano veramente queste cose, questi momenti insieme con Antonella, è una vita, mamma È mia. una vita, e diciamo
perché è tutto cambiato dal Covid, perché dal Covid, l'ultima volta che noi abbiamo comunque fatto i programmi in maniera continuativa è stata prima del Festival di Sanremo, sì, quando vinse Diodato, quindi con il collegamento direttamente della sala che c'è? Sei pronta? Allora, Festival di Sanremo. Ma lo sai che quando si parla di festival, no? Si parla di Antonella. Ma certo, colleghiamo subito Antonella della radio, Radio Studio 95, a lei che di festival ne ha fatti tantissimi. Guarda, i festival sono, superiamo 10 festival, e devo sempre ringraziare Studio 95, il direttore Mim e Bruno Taverna, che mi hanno permesso questa meravigliosa esperienza quando ero veramente piccolissima, all'epoca avevo neanche i miei 20 anni, e mi ero catapultata in un mondo, in un ambiente che mi ha, secondo me, proprio formata. E oggi, col senno di poi, dico grazie per tutto quello che la radio mi ha dato, per la comunicazione, poi per quello che esce fuori. Sanremo è una vetrina importante e, secondo me, non si può capire guardandola da casa. Assolutamente, perché poi la vivi, quindi vivi quel momento così importante, bellissimo, perché poi sei in mezzo a tanti artisti, non personaggi. Non si può capire, perché guarda da casa, musica, io posso, insomma, dirti che diventa un po' pesantino sentire. Poi quest'anno saranno veramente tantissime le canzoni. Questo Amadeus che non molla. Amadeus, non molla. Amadeus, guarda, io Amadeus mi piace come uomo, dovrebbe essere come esempio, perché ha avuto un periodo di grandi fallimenti e la sua donna le è stato sempre vicino, la Rai le ha dato un'altra opportunità e ha creato dei successi insieme agli amici storici, quindi Fiorello e tanti altri, certo. E ha anche fatto ritornare delle belle figure sul palco dell'Aris quest'anno, quindi, insieme a Gianni Morandi pure, beh, quindi altro pezzo della storia. Adesso non ricordo bene. Esatto, nemmeno io li ricordo tutti, però insomma, ecco, quelli più importanti ce li ricordiamo. Quindi Antonella anche quest'anno, diciamo, presente nel festival. Allora, anche noi adesso con il direttore poi ci organizzeremo. Ci organizziamo, tanto a febbraio. Quindi. Sì, a febbraio organizzeremo, cercheremo anche noi di essere presenti in un modo o in un altro, poi vi faremo sapere come, perché comunque Studio 95 Sanremo è un binomio perfetto. Io certo. Poi faremo anche dei programmi adatti. Vi faremo sapere comunque questo Sanremo 2023. Il tuo Natale? Il mio Natale è stato un Natale, diciamo, comunque, grazie a Dio, bello, perché è passato insieme alla mia famiglia. Hai mangiato? Diciamo che ieri sera mi sono trattenuto, devo dire la verità. Ecco, mangiare. Poi guarda, c'è mia sorella. È difficile spiegare. Io vorrei coinvolgere, per questi minuti che abbiamo in questa domenica, ancora tantissimi auguri di Buon Natale a tutti coloro che si stanno collegando, che ci stanno ascoltando. Vorrei coinvolgere i nostri radioascoltatori al 349 12 94 525 per mandare un messaggio, praticamente dirci cosa avete mangiato, soprattutto il piatto tipico che non deve mai mancare la vigilia di Natale. Ecco, abbiamo qualche minutino proprio perché c'è chi, per esempio, giorno di vigilia non mangia assolutamente la carne. No, c'è il pesce, le usanze sono quelle, no? Ma guarda, io ho scoperto che non in tutti i posti, ma mi raccontava ultimamente una persona a me molto cara, che loro invece mangiano proprio altre cose, che ne so, molto più sfiziose, dai rosticceria, dalla carne, invece un insomma, altro. Tutto. Invece noi teniamo ancora le tradizioni, anche nel mangiare, tradizioni, diciamo, diverse, sicuramente. Sì, sì, sicuro, sicuro. Poi c'è chi piace, io so, la vigilia di Natale che si mangia il pesce, in tutte pesce, le pesce, infatti ieri mia sorella ha fatto in cosa abbondanza. Ha fatto? Sai, gli strozzapreti, la pasta, ecco, con vongole e cozze, poi totani ripieni, gamberi, gamberetti, lo stocco. Cozze, no? Cioè, sì, le cozze. Stavo pensando pure io che ieri sera. No, mi sono trattenuto, sinceramente, credimi, perché poi oggi c'è il pranzo di Natale. Allora, io non riesco a capire, ma veramente, non siamo più abituati a mangiare? Perché è troppo.
Effettivamente sì, troppo, effettivamente sì. Io mi ricordo che quando ero più giovincello, no? Sì. Ci mettevano a tavola tutto, mangiavamo anche i piedi dei tavoli. Ci stanno scrivendo delle cose per tradizione. Sì, aspetta che lo apriamo. Sì. Vorrei salutare prima questi signori che ci ascoltano. Sì. Allora, Filippo e Cinzia, un grande saluto a tutti i parenti di Carpenedolo, Brescia, in particolare gli zii Rino, Giovanna da Santo Domingo, wow, America Latina, Jalis. Fiumi di parole, no? Jalisse, anche quest'anno ci hanno provato. Ci hanno provato. Ma guarda, mi fanno una tenerezza. Ma dovevano prenderli anche come special guest star? Cioè, Amadeus qui ha sbagliato. Avrebbe dovuto fare una piccola serata per le meteore, per sì. dare spazio sul palco a chi non ha potuto entrare nella gara. È vero. E sì, anche, condivido. Anche 10 secondi, anche quei 40-50 secondi per quelle effettivamente artisti che meriterebbero anche un'altra opportunità, solo di visibilità. È e Jalisse veramente, cioè, ci provano. E magari questo può essere magari un'altra idea. Un'idea per il prossimo anno, perché adesso... gli mando un messaggino. No, ma guarda che non è sbagliato, io la condivido perfettamente. Guarda che le mie idee non sono sbagliate. Assolutamente, chi lo mette in dubbio, ecco, per l'amor di Dio. Per questo ti mandiamo a Sanremo. Sì. Mica prendiamo una qualsiasi la mandiamo a Sanremo, mandiamo Antonella, no? Allora, per tradizione ci dice, vuoi leggere? Noi sempre Stocco, Cavolfiore. Allora, e Cavolfiore e Vincenzo da Bova Marina. Sì, anche è vero, il Cavolfiore. Sì, anche sì. Ieri da anche ieri da noi c'erano praticamente Stocco, poi baccalà, pesce Stocco, effettivamente tutte le sfaccettature da fritto al forno, panato, non panato, il cavolfiore con la salsa, il cavolfiore bianco gratinato. Comunque, quello che stavo pensando, no, sai, alla radio poi ti chiamano un sacco di persone anche dalla vicina a provincia di Reggio Calabria, no? Anche sulla Ionica o Tirrenica, sai che cambiano anche il modo di cucinarlo. Sì, ognuno ha la sua. Veramente, ma anche le tradizioni, anche sul tavolo, per esempio, ci sono alcuni che mangiano diversamente da quello che facciamo noi. Preparano. È normale. È qualcosa di diverso, insomma. Poi, per esempio, diciamo, c'è chi mangia a pranzo cose che noi ieri abbiamo mangiato, le zeppole, le crespelle, come le vogliamo a pranzo, chiamare. Brava, c'è invece chi a pranzo mangia normalmente. Per esempio, noi ieri io ho mangiato le crespelle in tutte, anche lì, in tutte le salse. Vabbè, questo qua è esagerato. Vabbè, qui vogliamo, se no dobbiamo leggerlo. Leggiamolo, però, dai, vai Antonella. Però io ho bisogno dei miei occhiali, non ci vedo più niente. Vediamo se lo allarghiamo. Ah, okay. Ecco, allora, menù di vigilia. Sentite un po' il menù di vigilia di Sandro. Iniziamo con menù di vigilia: antipasto di polpo marinato. Mamma mia. Primo, linguine al sugo con involtini, spade e stracchino. Mamma mia. Spaghetti allo scoglio. Poi abbiamo pure un secondo di baccalà fritto per non mancare il salmone alla griglia. E poi abbiamo un'insalata mista, vino rosso barricato. Beh. Mamma panettone mia. Pandoro, petrali, spumante, asti, dolce, caffè. Esagerato. Applauso. Bravi. Però io vorrei sapere chi ha cucinato, perché poi tutto questo noi mangiamo, ma c'è dietro chi cucina. C'è chi cucina, per esempio, mia sorella da venerdì che prepara. Allora, salutiamo Emanuela che ci sta ascoltando, ci sta guardando, ma anche Azzurra, bacione ad Azzurra. Saluto a tutti. Vogliamo sapere il menù, Azzurra, cosa hai mangiato? Cosa avete mangiato questa notte di Natale, la vigilia di Natale? Poi parte dalle 19 sino a mezzanotte. Mamma mia, ma guarda che veramente, no, è tanto, perché poi stare seduti a tavola dalle 19, insomma, ecco, quello è l'orario. Aspetta, inizia alle 19, inizio il bicchiere di vino, ho poi capito. Assaggi qualcosina che mentre il bicchiere di vino per bere, però, devi assaggiare. Però, mentre friggi una fettina di baccalà, che fai? Non certo, assaggi pure sicuramente. Per dire se è salato o meno. E quindi devi mettere qualcosa per bere il bicchiere di vino, no? Ecco. E quindi poi si esagera, perché poi sino a mezzanotte, perché devi stare seduto a tavola. Ma poi la mattina fai colazione, che fai? La mattina devi. No, ma prendi la bellissima dopo Natale, no? Dopo Capodanno, le feste, rimangono i panettoni, rimangono esatto. I petrali. Che fai? Tu non fai la bella tazza di latte e vai a inzuppare. Ma con vero, c'è ragione. Quindi... C'è ragione Antonella, no? Perché poi il panettone si dovrebbe tagliare a mezzanotte a tavola, però come fai a mangiarlo? Allora, il panettone cos'è che te ne regalano? No. Allora, ci dicono, ok, noi abbiamo anche dalla regia, ci dicono che dobbiamo tra un po' staccare. Ce ne sono. Quanti minuti abbiamo dalla regia? Abbiamo 2 minuti. Due minuti, va bene. Abbiamo 2 minuti dalla regia. Sei venuto in ritardo, Antonella. Ma io...
guarda, ti aspetto per Capodanno. Aspetta, non lo dire davanti ad Azzurra. Sì, prego, Azzurra. Non lo devi dire, uh-huh. Perché se tu dici che io sono in ritardo, Azzurra si fa quattro risate che non finisce beh, mai. Insomma, conoscendoti per questo, allora, brava Azzurra, c'hai ragione. Allora, io posso dire, io sono nata in ritardo, che ci devo fare? Ma veramente, io ma cerco veramente, di farcela. Non sappiamo perché, lei cerca, poverina, no, ma io ce la mette tutta, ma veramente. Vabbè, ma è una vita che sto cercando, sono ancora. Sì, di essere precisa, puntuale, ma insomma. Io lo faccio anche con mi sveglio, mi preparo, ma non so come riesco in qualche modo. Secondo me, gli dei dell'Olimpo vogliono il mio ritardo, perché quando sono puntuale. Sono d'accordo. Succede qualcosa. Sì, è vero, è vero. Antonella, comunque per Capodanno, eventualmente qualche mezz'ora prima, vediamo. Riusciamo a strapparla ai suoi tanti impegni, ecco, per portarla qui alla radio. Allora, promesso che ci rivedremo. Domani fai il programma? Domani sì, è Santo Stefano. È Santo Stefano, senza promettere niente, perché la Pangallo non deve promettere. No, assolutamente. Assolutamente, ecco. No, perché ma domani... io quando ho visto infatti che si è fatto una certa ora, ho detto non io. Viene, no. Non no, viene, Antonella. Invece, devo dire la verità, mi ha bloccato una telefonata, ecco. Eccola lì. Ma di auguri. Questa quindi... telefonata è arrivata. Era una telefonata importante. Beh, quindi... insomma, allora, se è una telefonata importante, quando allora, arrivano queste telefonate, bisogna. Siccome abbiamo pochi minuti, rifacciamo gli auguri a tutti i nostri radioascoltatori. Esatto. Coloro che anche vedranno la diretta più tardi, quindi certo, che certo, perché certo. Sicuramente verrà poi messa sui nostri social, e quindi tanti auguri da tutto lo staff di Radio Studio 95, uno staff che è un pochino come dire, piano piano ogni tanto ci sono, appaio, non appaio, però io sono sempre presente. C'è sempre Antonella. Ecco. Rimane la quando mia... c'è bisogno di Antonella c'è, questo dobbiamo dirlo sinceramente, c'è, quindi... è un po' trattenuta dai suoi impegni, dalle sue cose, no, promesso però, che cercheremo di ritagliare qualcosa, lo faremo, perché questa radio fa parte della nostra vita, quindi non possiamo. Io lo dico, assolutamente... non mi dicono ma quanti anni che fai radio o comunque fa parte, io sono nata a 13 anni con la radio, vero. Ne ho 43, no, no, si dice, ne ho 23, 23, 23 anni, ecco, non si vedono neanche le non si vede, no, assolutamente. Quindi ecco. da tanti anni che sono in radio, quindi abbiamo superato, potrei andare in pensione tutte e certo. due, siamo già io poi insomma io potrei doppio. Già ecco, no. Però ancora finché c'è l'emozione. Il direttore ci dà la pensione? Sì. Il direttore non ce la dà la pensione. Era scritto, guarda, già sì. Pensato. Quindi comunque tanti siamo cresciuti con la radio, tra pane e radio. Sì, e quindi sì, sì, sì. Da parte nostra tanti sinceri auguri, buon Natale, buone esatto. feste. E, ma sì, mangiate, mangiamo, dopo le feste ritorniamo nuovamente a quella che è la vita. E infatti noi pensiamo questo, tanto dai. Mangiamo, poi prendiamo un po' di giorni poi di sì. vacanze. Anche perché tutti i nutrizionisti stanno mandando i post che non è che si ingrassa da Natale a Epifania, ma si ingrassa dall'Epifania in poi a Natale. Dall'Epifania allora, al prossimo cioè, Natale. Tu non ingrassi in 15 giorni, tu no. ingrassi per tutto il periodo, tutto l'anno. Che va dal 9, dal 7 di gennaio al 24 dicembre. Questo non dicembre. La sapevo, vero? Eh sì, quindi se tu ti prepari puoi non ingrassare. Allora, sì, dobbiamo chiudere. Buon Natale a tutti. Ciao quanti, a tutti, ciao a tutti, buon Natale. Adesso, feste, buon Natale. E adesso mandiamo in onda questa canzone che di Annalisa. Annalisa, bellissima. E me la dedichi? Te la dedico, okay. Gliela dedico a Antonella, bellissima. E poi niente, ciao a tutti, buon Natale, a buon domani Natale. Con Santo Stefano. Ciao a tutti, buon ciao. Natale. Ciao.